Ciao a tutti. Ciao. Ecco. Ehi, ciao. Ciao, ciao a tutti. Come va? Bene, dai, sono giornate un po' toste, ma ce la Sì. faremo. Si vede dalle facce. Sì. Mamma mia. Ho cercato di mimetizzare un po', ma non ce l'ho fatta stasera. Vabbè, dai. Tanto noi siamo qui proprio per rilassare. Ma quanta Caspita. gente! Mamma mia, ciao! Un po'. Bene, noi stiamo beneficiando adesso di qualche giorno di caldo, non sta ancora facendo. Ciao Elena! Freddo, quindi almeno possiamo. Ciao Daniela! Godere le finestre aperte ancora di giorno, si sta Però, benissimo. Sì. Ciao fortunelle. Irene! Ciao a Ok. tutte, ciao ciao, È ciao arrivato anche il gatto Melissa. intruso, a posto. Anch'io Eccoci. Dai. ho l'accompagnatrice stasera. Allora, Speriamo che sta dormendo. brava, è meglio della mia. Domanda. Abbiamo postato la poesia molto tardi, perché poi ci siamo sentite tardi anche noi per Vero. organizzare questa cosa di stasera, però speriamo che l'abbiate beccata nelle nostre stories, l'abbiamo pubblicata sia io che Marta. E, se no, vabbè, adesso noi la scriviamo, io me la devo mettere sul La computer perché. ricondivideremo poi dopo la diretta, così chi se l'è persa nelle Ma tanto le storie. storie rimangono per quanto? 24 ore, no? Io non la Sì, tolgo, quindi sì, se sì, vogliono sì. andarsi a salvare la foto la trovano là e così c'è un Esatto. servizio della settimana, perché questa sera abbiamo veramente bisogno di rallentare, Marta. Sì, vero, Ok. vero. Abbiamo bisogno di lasciare un attimo andare e cercare di riprenderci un po' i nostri ritmi, no? Sì. E anche di fare magari attenzione alle cose importanti. Sì, Un po' di. qualità e quantità. Eh? Esatto. E Meglio quando. poco di più qualità che tanto fatto un po' così. Esatto. Anche solo 30 minuti, ma fatti bene chiudendo le cose. Quei 30 minuti sono i nostri per quella cosa lì. Esatto. Quindi noi adesso andiamo a prendere le nostre paroline. Passiamo. Come sei con la configurazione del telefono stasera? Meglio? No. Spero Per meglio. niente. Mi hanno fatto Ah. notare l'altra volta che avevo la mano che copriva la scritta e adesso cercherò di fare un'inquadratura più degna di una regia. Dai, ci proviamo anch'io. Ok, andiamo, via. Andiamo di là. Sì. Allora, vediamo qua di girare tutto il ciborio. E comunque, veramente. Dietro a queste dirette ci sono cavalletti, luci, cose Guarda, impossibili. mi vergogno a far vedere la scrivania in queste occasioni perché è tutto un soppalco. Vero? Sì. Allora dimmi un po' che penna hai deciso per questa sera. No, guarda, stasera vado di penne gel. Ah, ok. Sì, Io visto sempre che la mia. è abbastanza lunghetta Sì, la però poesia. noi dovremmo farcela in una mezz'oretta, Sì, senso, però ho vero? scelto una penna che scorre abbastanza, quindi non dovrei avere Cioè, ma nessun voi vi problema. rendete conto questa come si mette? Tiè. E Io ce l'ho qua di poi, fianco a me. no, vabbè, proprio, ok, adesso è il momento del coniglio. Guardala. Ah, vabbè. Allora. Aspetta che abbasso così mi vedo. Come siamo messi qua? Dai, Coco, dobbiamo fare. Vuole scrivere anche lei. Sì, no, guarda la tua, com'è brava. Porca. Dai, facciamo cambio. Scambiamole. No, Ti ma prego.
È perché le ho messo il cuscino, il suo cuscino qua di fianco, e allora si è appisolata. Ok. Allora, vediamo se così l'inquadratura va bene e non mi... E poi mi sono tenuta sotto sta cosa, ma non mi serve a niente. Oggi ho usato la tavola luminosa. Anzi. Allora. Hai abbandonato il quadretto. Sì, stasera vado con una falsariga sotto semplicissima e la Favini. Ho deciso di mollare i quadretti. Ma anche perché Brava, brava. poi a un certo punto, boh, danno anche un po' fastidio, no? Sì, poi a un certo punto bisogna fare il salto e andare sul foglio bianco, no? Sì. Però mi sa che io dovrò cambiare l'inquadratura, così almeno siamo girate tutte e due, perché sennò la gente gli viene il mal di mare. A vedere. Allora, facciamo. Provo a Tanta mettere. gente. Ciao a tutti. Aspetta, perché mi sa che mi si è girato. Come faccio a mettermi come te? Ah, ma Ciao tu c'hai il foglio Tatiana. proprio dritto, urca! Io ho il foglio. No, ho il foglio leggermente inclinato, però ho spostato il telefono. Ecco, ho fatto il danno. Non gliela posso fare. Più o meno. Ciao Tatiana! Sì, ti devi attrezzare, la prossima volta scrivi con noi. Davvero, davvero. A parte che poi Ok, sarà dai, dai. tutto salvato, quindi lo puoi anche fare in un secondo momento, puoi scrivere con noi anche in un secondo momento riguardando la diretta. Ok, allora io stasera litigo col gatto, te lo dico. Dunque, questa poesia l'abbiamo scoperta oggi, nemmeno io la conoscevo. Tra l'altro, quando me l'hai mandata, proprio bellissima, proprio adatta per le per queste giornate, no? Mi sembra avuto una settimana un po' tosta e avevo proprio bisogno di riprendermi un po' la lentezza. E noi lo facciamo. E stasera andiamo a scrivere direttamente senza riscaldamento. Io già un po' mi sono Sì, riscaldata prima. anch'io. Però l'abbiamo fatto vedere anche le altre volte, no? Però poi anche quando scrivo, non ho... Ho proprio la lentezza del pensiero, come posso spiegarti? Cioè, penso proprio ai segni che devo fare. Ed è un momento per me, no? Sì. Tra l'altro, non so se ti ricordi qualche diretta fa, c'era stata una persona che ci ha detto: ma guardandovi scrivere si capisce proprio quanto si deve andare lenti. È proprio un discorso di lentezza. Anche perché andare lenti ti consente di guardarti intorno e di pensare a quello che fai, no? C'è una cosa che dice sempre Paul Antonio, gliel'ho sentito dire più di una volta, che la gente spesso scrive ma non è accurata. E questo discorso dell'accuratezza, secondo me, è fondamentale, no? Quando tu fai l'autocritica al tuo lavoro, Sì.
e vai a vedere quante volte in un brano che hai scritto non hai toccato la linea di base. Sì, lui ci tiene molto anche a questa cosa, è vero, me lo ricordo. Me lo ricordo, ce lo disse al corso, che se noi abbiamo uno spazio di scrittura che va dalla linea di base alla linea di altezza, dobbiamo sfruttare tutto lo spazio che abbiamo a disposizione. Per mantenere le proporzioni, per avere una scrittura costante, no? Anche perché è quello che dico sempre a chi studia con me, no? Quando tu gli occhi e la mente dell'uomo riconoscono l'equilibrio nelle forme, cioè continuare a vedere una certa misura. Appena tu spezzi quel ritmo, con una forma diversa, l'occhio e la mente percepiscono quella spezzatura. Sta Vero, interrompendo, no? vero. E l'accuratezza e l'attenzione è anche strettamente correlata alla velocità di scrittura, perché se tu vai, scrivi più lentamente, hai modo di, la tua mente ha modo di dire, di far capire alla tua mano la direzione in cui devi andare. Se invece Esatto. scrivi ad un ritmo sostenuto, è tutto molto meno accurato. Poi Antonio faceva il paragone della guida dell'auto. Ah, quando vai verso la curva, sì. Se guidi lentamente, sei in grado di gestire anche la direzione ed eventualmente gli errori, altrimenti no. Ma c'è una cosa in questo italico monolinea, lo scheletro dell'italico, che sembra così semplice, ma che è, secondo me, una delle cose più difficili, è sviluppare l'occhio per la spaziatura. Perché più semplifichi le forme e più si vedono gli errori. Se tu toppi lo spazio tra le lettere in una parola, con questo stile che è proprio a bastoncino, no? Sì. Lo vedi subito. Se invece io lo riempio di svolazzi o di cose complicate, o peggio ancora di macchie d'inchiostro. Verissimo. E più si scrive grande, più più l'errore, cioè la vedi la forma della lettera, quindi. Eh sì. Ecco perché bisogna sforzarsi all'inizio, quando si impara uno stile, di usare un corpo lettera grande, no? Non che scrivere piccolo sia più facile. Assolutamente. Ci sono difficoltà diverse. Però soprattutto all'inizio, come dicevi tu, scrivere grande aiuta. Eh sì. Noi non abbiamo mai pensato di mettere un po' di musica di sottofondo nelle nostre dirette. Forse Ragione. potremmo La prossima volta ci attrezziamo. organizzarci con qualcosa. Ci attrezziamo.
Che ci scrivono intanto? Io sai che non sto guardando. Allora, Cecilia, stasera righe, quanto è alta l'interlinea? Ah. Elena. Guarda, allora, te la misuro subito, ma come vedi io non sto tenendo, sto andando a occhio con l'altezza delle lettere, cosa che non si dovrebbe fare, ma non ho trovato una, non mi sono preparata una linea guida. Questo qua è 5 mm. E io sto probabilmente lavorando a boh, 3,5 forse, 3,5-4. Ciao Mariangela, ben arrivata. Ah, c'era un errore nella poesia che ti ho mandato. Non è case, ma cade. Sì, A un certo l'avevo punto, corretto, sì. sì. Ah, poi possiamo dire che ci ha fatto super piacere che la settimana scorsa abbiate postato tutti i vostri. Mamma mia, Ma assolutamente quanti sì. Tantissimi. poi? L'arancione ha spopolato. L'Halloween Edition è Halloween. Sì, stata. Vabbè, adesso poi che entriamo nel periodo natalizio ci sarà da divertirsi. io mi devo attrezzare, anzi mi sono già attrezzata per iniziare a scrivere gli auguri. Io no, ancora non sono partita. Questa situazione qua dove c'è un po' di incertezza, scrivere aiuta. Sì, oggi volevo cercare i franco. Ah, poi ho una cosa a proposito dei francobolli. Non ne ho parlato nemmeno a Marta, adesso ve lo dico in diretta così vediamo. Ciao dalla Puglia. Ciao Puglia. Ciao Bella la Carmela. Puglia. Sto leggendo adesso in un angolino di telefono. No, c'è una cosa che volevo dirvi. Ciao Paola Bianconi. Ciao. Ciao Paola. Ciao Elena. Allora, la cosa dei francobolli che vi volevo dire è questo. Voi lo sapete che Poste Italiane, ma in realtà non è Poste Italiane, fammi vedere com'è il bando. Ah, qui lanciamo una cosa in diretta. Aspetta che alzo un po', vediamo se ce la facciamo. Ok, dunque mi sono andata a scaricare. Il bando del Ministero dello Sviluppo Economico. Ta-da! Si può proporre l'emissione di un francobollo. La pensa. Allora, sì, è una cosa che loro se lo accettano, ti stampano i francobolli con il tuo design. E io stavo pensando, ma che cosa ne dite se facciamo tutti quanti uno sforzo e proviamo a mandare delle proposte al ministero. Non sono da fare insieme, ovviamente ognuno fa il suo, no? Il suo. Questa cosa è molto molto interessante perché mi stupisce anche questa cosa perché siamo È troppo vero che è una abituati. figata, Elena. Sì, sì. Allora, intanto io ho pensato, senti, ma Poste Italiane, porcaccia miseria, che fanno sempre dei gran casini dalle mie parti. Non solo dalle Vogliamo tue. dirgli che ci siamo? Sì. Facciamogli capire che esiste un popolo che manda le lettere. Oltretutto, cavolo, in questo momento che non si può fare le feste insieme, non ci si può vedere, non si può fare una beata. Almeno che ci facciano dei francobolli carini, no? Ma magari l'anno Allora, noi scorso adesso ci informiamo bene, ne sì. parliamo. Cerchiamo di farlo, insomma, in tempi umani,
considerando ragazze che sia io che Marta, insomma, come tutti abbiamo attività, cose, eccetera. Quindi, però, secondo me, Cerchiamo di non deve capire essere una se cosa che succede veramente. domani, no? E No, ci potrebbe essere. informiamo e Sì, secondo me può se essere riuscisse a fare divertente. sarebbe una cosa molto No? divertente, sì. Poi che dà soddisfazione, insomma. Esatto. Io quest'anno invece ho da utilizzare i francobolli di Natale dello scorso anno. Sai perché? Perché l'anno scorso li ho ordinati. E ovviamente mi sono arrivati all'inizio dell'anno. No, sotto Natale non si può fare proprio niente qui in Italia. Io ci ho messo una pietra sopra. Mi spiace, ma io ho cercato quelle di Natale 2020, ma non ci sono. E c'è adesso sarà qualcuno? ancora presto, eh. Sì, Appunto, te adesso è li ancora mandano poi presto. verso febbraio, te li mandano poi, E visto no, il che problema è che adesso non ci sono nemmeno, quindi non li puoi nemmeno acquistare. è Dovresti quello provare. l'errore, Marta. Dovrebbero Esatto. metterli in vendita adesso, è quello il problema. Cioè, Esatto. poi se non ci arrivano loro a pensare una cosa del genere, ma ci devo pensare io, utente, no? Quindi da oggi petizione a Poste Italiane, ai recapiti di Poste Italiane. Invece credo di aver capito che in America è tutto diverso. In America puoi proprio farle stampare col tuo Sì, design. ed è una cosa privata, sì. Che non ci trovo anche nemmeno niente di sbagliato, nel senso, se tu, ministero, come mi vendi una marca da bollo che ha un valore, mi puoi vendere anche un francobollo, io ti do il corrispettivo valore, no? A quel Esatto. punto io, visto che ho pagato, se ho quel pezzettino di cosa adesiva, vuol dire che ho pagato. E quindi lo posso applicare a qualsiasi plico o lettera che voglio, cioè è così semplice, come se fosse una marca da bollo. Non vedo. Poi tu mi dirai, tu stato, mi dirai, non so, ne devi far fare 100, ne devi far fare 200, è ovvio che Sì. ci saranno delle quantità, no? Però. Ma chissà. Vabbè, Terremo comunque tornando informati. Terremo a informati noi, sull'argomento. sì. Vedete che io stasera sto parlando troppo e scrivo malissimo. Ho le lettere tutte spaziate malissimo. Bisognerebbe fare un pochino più silenzio e concentrarsi un po' di più, però anche così mi sto rilassando, dai. Chi sta Mi scrivendo piace. con noi stasera? Diteci. Diteci. Ma io sono fuori. Allora, ragazzi, mi sa che io dovrò cambiare occhiali. Sei peggiorata? Guarda, ho retto senza occhiali per un sacco di tempo e poi in un anno ho cambiato 2 volte gli occhiali. Mi è calata la vista tutto in un momento.
Acqua e colore, io scrivo, Maluccio, ma scrivo, ma guarda, l'importante è scrivere con lentezza, poi dopo, piano piano, vedrai che i risultati arrivano. Ah, sì. Io mi sono fatta un'oretta di conferenza con Polantonio prima di venire in diretta con voi, che Com'è stato? faceva quella conferenza su, non so come chiamarla, 3500 anni di storia della scrittura occidentale, perché lui lo sai che è laureato in paleografia. Sì. Ha fatto anche un sacco di lavori legati all'Egitto, i geroglifici, tutte queste cose qua. È molto appassionato, poi quando parla di questi argomenti si vede che è proprio quello che gli ha rapito il cuore, insomma. È stato un tour de force, nel senso che ha dovuto condensare veramente troppo, gli hanno dato un'ora. È un po' riduttivo, no? Farlo, però Beh, è un ha. argomento così vasto, poi Sì. lui ha anche tantissime cose da raccontare quando spiega, quindi immagino che Ma sia poi stato sì, un po' è difficile. proprio bello sentirle, nel senso che è ovvio che in una lezione non puoi ridurre tutto, ci vorrebbe una vita, no? Però secondo me è sempre interessante perché da ogni cosa viene fuori una piccola informazione che non conoscevi, qualcosa che ti fa scattare un click, no? Vero, un collegamento. Sì. E anche stasera ha detto due o tre cose che mi hanno acceso una lampadina. È stato molto interessante. Bene. Fondo sono piccole cose che tu capti a destra e a sinistra e riesci anche, sono come pezzi di un puzzle e piano piano ricostruisci un po' tutto il Ups, percorso, no? ho sbagliato una lettera. Anche io ho sbagliato prima, confuso le strofe. Ma lo sapevate, per esempio, che la nostra lettera A deriva dalla testa di un toro? No, questo non lo Con le sapevo. corna? perché noi dobbiamo pensare che il sistema alfabetico non è sempre esistito. Esistevano i geroglifici, prima tutte le decorazioni, no? Con gli animali, i simboli, le cose, eccetera. Poi gli egiziani, i fenici, gli etruschi, hanno sistemizzato, come, non so come dirvi, un modo. E con un'evoluzione lenta, poi alla fine quello che prima era l'immagine di un animale con le corna, poi è stato abbreviato nella testa con le corna, e poi dalla testa alle corna ci è venuto fuori la nostra. Interessante. Devi vederlo disegnato da lui. Sì, però sicuramente interessanti, sono quelle curiosità dietro la scrittura che non Sì. diresti mai. No, però per esempio ascendenti e discendenti sono dei segni che non sono sempre esistiti, per esempio, no? Se tu ci pensi, le capitali romane non avevano.
Non so se qualcuno sono lì. Io sono alle ultime due strofe. Tra l'altro, ma quanto è bella questa poesia. Voglio cercare qualcos'altro di questo autore. Veramente bella. Alcune sue poesie le conoscevo, ma questa non l'avevo mai vista. Lui si chiama Franco Arminio. Arminio. Sì, la poesia si intitola Cedi la strada agli alberi. Avete mai abbracciato un albero? Sì. È la Sì. prima volta che l'ho fatto, una sensazione stranissima. È il contatto con la natura più puro, no? Anche arrampicarsi su una Quello non l'ho mai pianta. fatto. Quello fa tornare i bambini. Hai visto Melissa, che stasera? scusami. Ah, scusa. No, stavo Sì. leggendo il commento di Melissa che ha detto che questa è la sua mezz'ora che vale come un'ora di aperitivo. Oddio. Stavo guardando perché ormai sono arrivata in fondo, quindi guardo anche lo schermo. Che stasera io ho scritto tutto staccato, mentre tu Sì. hai scritto tutto attaccato, cioè tutto Sì, collegato. con un bel po' Ci di siamo refusi. scambiate senza dirci niente. Sì, con un bel po' di refusi perché parlare e scrivere Sì, non è più, proprio. dando più un occhio al testo della poesia, mi ha fatto sbagliare alcune parole, però l'importante è andare Aspetta, avanti. aspetta, che qualcuno ci ha mandato un'altra poesia dello stesso autore, ma Marti Lab. Martina, sì. Leggi. Allora, dice: la prima volta non fu quando ci spogliammo, ma qualche giorno prima, mentre parlavi sotto un albero, sentivo zone lontane del mio corpo che tornavano a casa. Bellissima. Mamma mia, che Sì. belle. Sono veramente belle. Grazie per averla mandata. Che poi uno non sa mai che cosa scrivere, no? Quando fa pratica, quando Vero, io studia. sono una di quelle, sì. E vai sempre a cercarti delle cose astruse. In realtà abbiamo la possibilità, ecco, di sfruttare questo momento per andare magari a leggerci degli autori o che ci hanno consigliato o anche che non conosciamo, perché no? Uno dovrebbe. Sono quasi, eh. Sì, allora mentre tu finisci, dunque, io intanto comincio a leggere, cioè comincio, continuo a leggere questa cosa qua, adesso prendo gli altri occhiali perché veramente non ci vedo più. Allora, dunque, le proposte per i francobolli devono arrivare al ministero entro il 31 maggio di ogni anno. Loro le raccolgono, le esaminano, fanno il programma di emissione delle carte valori postali per l'anno successivo e
E poi c'è scritto: eventuali ulteriori proposte possono essere inoltrate entro il 31 ottobre dello stesso anno, sempre allo stesso indirizzo, e laddove ritenute meritevoli, costituire la base per una limitata integrazione al programma. Però diciamo che il programma di emissione valori loro lo programmano e la roba gli deve arrivare entro il 31 di maggio. Quindi se noi adesso cominciamo a pensare a quello che vogliamo mandare entro il 31 di maggio dell'anno prossimo, abbiamo tutto il tempo. Beh, di tempo ce n'è, sì. Esatto. No, che poi tu dici, vabbè, sì, però non è neanche semplice pensare al design per un francobollo, no? Non lo so, boh. Beh, Allora. ci vuole anche qui concentrazione, attenzione Esatto, e poi pensare che verrà realizzato su una dimensione piccola. Quindi dice. ci saranno dei parametri da rispettare? Sì, ce ne sono tanti, aspetta. Vabbè, qui parla dei soggetti che si possono utilizzare come spunto. Madonna Marta, ma, dunque io sto guardando, mentre tu finisci di scrivere, io sto guardando ancora i commenti che sono arrivati. E mi è caduto l'occhio di sopra. Ci sono 33 persone ancora che ci seguono. Di Bloccate su solito questa sono tavola. tanti all'inizio e poi vanno, non so, a finire di sparecchiare, a fare questo, a fare quell'altro, perché è un orario un po' strano, effettivamente. Invece, che bel gruppo, ma che bello! Eccomi, ho finito anch'io. Bene. Senti, allora, no, non ci sono, se non un po' di consigli per il tema, che cosa può riguardare il soggetto, insomma, che si decide di utilizzare, ma non ci sono altre condizioni o limitazioni. Allora, possiamo fare una cosa, visto che il termine è il 31 di maggio dell'anno prossimo e c'è tutto il tempo, noi magari facciamo un post ciascuna in cui lasciamo il link alla pagina del Ministero dello Sviluppo Economico, così chi vuole va a vedersi il bando. E se lo legge, Assolutamente. e poi magari decidiamo, che ne so, no, sarebbe invece carino decidere, al di là di questa cosa, di proporre un design per un nuovo francobollo, che però a me piacerebbe se qualcuno che fa calligrafia ne facesse, lo selezionassero, ecco. Sì. Però per tutti quelli che invece scrivono lettere, mandano lettere, eccetera, di usare un hashtag, cavolo, un hashtag comune per far vedere che ci siamo, perché più persone li usiamo gli hashtag e più possiamo dire: oh, Poste Italiane, vatti a vedere quanta gente usa quest'hashtag, così ti rendi conto di quanta gente usa i tuoi prodotti, no? Ah sì, è vero. Sì, boh, non lo so, ci dobbiamo pensare, Sì, ragioniamoci un Si accettano attimo. consigli, parlate, aiutateci. Perché noi, come vedete, noi parliamo, blateriamo, chiacchieriamo, eccetera. Ma tra Poi le idee vengono l'altro, fuori, ma non è che abbiamo tutto questo tempo. Quindi. sì, qua continuiamo a mettere carne al fuoco, come se quella che già c'è non Non fosse fosse abbastanza. abbastanza, esatto. Esatto. Ma io tra l'altro leggevo i commenti e sono uscite un sacco di poesie, cioè. No, Elena aspetta. Del Rico, concedetevi una vacanza intorno ad un filo d'erba, concedetevi al silenzio e alla luce, alla mute lussuria di una rosa. Belle. Bellissima Elena. Wow. Sì, allora ne prenderemo altre di Arminio, dai. Poi, inaspettatamente, cioè, sono tutte persone che conoscono i poeti, cosa che non mi aspettavo assolutamente. A me chiedimi di tutto, ma non di poesia, perché veramente sono una capra totale. Però effettivamente fare della calligrafia utilizzando i testi Autori, dei eh? nostri autori è
si uniscono due cose, no? Cultura e arte. Infatti. Allora, Molto io bene. vorrei adesso togliermi una curiosità, visto che abbiamo ancora un sacco di persone collegate. Ma Dici. i nostri, le nostre pagine, voi le vedete a fuoco o sfocate? È una cosa che mi sono sempre chiesta. Perché Grande dilemma. poi io quando vado a rivedere, se adesso guardo lo schermo del mio telefono, è perfettamente a fuoco, ok? Poi vado a vedere la registrazione su IGTV, che sia il mio, il tuo, qualsiasi, ed è sfocata, io la vedo sfocata. Io vedo il mio riquadro più a fuoco del tuo Ok, sul mio telefono. Marta più a fuoco. Ok, quindi chi comincia ha più banda, perché Però io sono entrata dopo. con l'iPad con cui sono collegata per vedere i commenti, lì vedo entrambi i riquadri, quindi il mio e il tuo, non proprio così a fuoco. Anche a me capita la stessa cosa, iPad collegata con un altro account per Sì. vedere che cosa stanno scrivendo loro. Perché IG comprime i file? Ho capito. Morta. Vabbè, non lo dico. Ecco, Pip. Beep. Va bene, No, ok. cioè dispiace perché non magari non arriva a voi la risoluzione che vorremmo ci Sì, fosse, quello più infatti. che altro. Poi dopo le lettere si leggono comunque anche se non c'è una risoluzione altissima, però ecco, ci dispiace per quello più che altro. Sì, vabbè, quando sarà magari un momento un pochino più calmo, potremmo anche fare una prova a fare un collegamento di giorno anziché di sera, una special edition, durante le vacanze, non so, una cosa. Così vediamo se con la luce naturale le cose cambiano, perché ho come il sospetto che anche le luci delle scrivanie non siano la situazione ideale. Quello può essere Beni sicuramente. Music for Life, sì che la salviamo nell'IGTV. Sì, stasera la salvo Sì. nei miei IGTV perché ho iniziato io la chat. Sapete che stiamo alternando, no? Una settimana inizia Marta, una settimana inizio io e chi inizia poi ha il compito di salvarlo. Quindi Esatto. trovate le puntate metà da Marta e metà da me. Esatto. Ah, carine. Guarda cosa hanno scritto, la qualità siete voi. Che carina. Oh, Va bene, mi sciolgo dopo ti così. paghiamo. Sì. Siete fantastiche. Grazie, anche voi, lo siete di più ancora. Va Ma bene. dopo una settimana tosta, questo era quello che ci voleva. Dai, dai. Ci siamo rilassati un po', io sì, tu? Sì, Ok. anch'io. Adesso le lasciamo allora a una bella settimana che hanno davanti. Tanto ho visto che ci sono collegato un po' delle mie studentesse che giovedì le massacro a Sì, ci sono lezione. collegati anche un sacco di miei contatti che sono Delle tue, passati. Sì, sì. quindi so che hanno da fare, però sicuramente si possono dedicare, cioè si possono ritagliare qualche minuto. E io, Marta, ci terrei poi a ribadire, ma grazie a te, mi muzzaci qua. Allora, lei mi ha mandato una, dovete sapere che lei fa delle buste con la tecnica dell'embossing, che sono una cosa da perdere il fiato. Io non so come Me lo fa. Ha chiedo. una mano così precisa, sembrano fatte a macchina. Eppure fa tutti i bordi. L'ultima che mi ha mandato ha una rosa. Vabbè, poi ve la devo fotografare, ve lo devo far vedere La vogliamo perché vedere. è spettacolare, spettacolare. Bello, ma noi siamo in grado, ti siamo in grado, rendiamoci conto di creare delle cose bellissime. Dobbiamo valorizzarle. Sì. Però ecco, torniamo al viso Sì, magari, così sì. aspetta, che adesso sicuramente farò cadere qualche cosa. Allora, vediamo se gliela fa. Trick. Eccola. Dicevo che mi piacerebbe lasciare tutti quanti ripetendo questa cosa che abbiamo detto mentre scrivevamo, cioè che non serve la quantità, cioè non dovete
mirare a riempire i fogli, 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 fogli di pratica. Se avete mezz'ora, ma veramente 30 minuti contati, decidete una cosa e vi concentrate su quella. Tanto credo che tutti abbiamo avuto la stessa esperienza, no? All'inizio vogliamo fare tutto, tutto insieme. E vedere subito le cose che escono automaticamente dalla mano. In realtà è un pezzettino alla volta che si risolve. Tanto il nostro cervello di più non lo elabora, No, quindi inutile dargli troppo lavoro. no, infatti l'obiettivo di stasera era questo, dirvi, farvi capire che ci vuole della pratica più di qualità piuttosto che di quantità. Quindi non preoccupatevi se non avete tanto tempo a disposizione durante la giornata, durante la settimana, basta davvero poco, l'importante è che quel poco sia fatto. Bene. Con giudizio, sì. Sì. Un bel programmino e via. Esatto. Adesso ci salutiamo, ci diamo la buonanotte. Ciao Rossella. Ciao Ciao a Elena. tutte, ciao Tatiana, ciao Grazie per ciao. averci fatto compagnia. Marta salva questa puntata nel suo IGTV, quindi potete andare a rivederla quando volete. Esatto. E poi, sì, poi vi scriveremo per via di questa cosa del bando per Sì, vi l'emissione teniamo di francobolli, che è una cosa aggiornati. carina e che vogliamo fare. Romperemo le balle a Poste Italiane. Tiè, così li Figurati. convinceremo che esiste un popolo di gente che scrive le lettere. Va bene. Scrivete lettere, Sì, soprattutto perché è bello questo Natale. sia scriverle che riceverle. Quindi, però se Sì. non le scriviamo, non le riceviamo. Questo Natale Quindi. bisogna veramente tappezzare tutta l'Italia con lettere scritte a mano, Vero. visto che non possiamo stare negli assembramenti, come si dice, fare assembramenti. No, ma quanti cuori! Oh, Sì, grazie! stanno arrivando un sacco di cuori, carine. E sempre, le solite 31 persone, Grazie quindi niente, di averci fatto compagnia. abbiamo un gruppo, Sì, bene. sì, sì. Ragazzi, buonanotte davvero adesso, eh. Grazie, buonanotte a tutte. Ciao, ciao a tutte. Ciao! Buonanotte.